Ciao a tutti, bentornati nel canale di Studio 72. Già un'altra volta eravamo andati a vedere come creare l'animazione di questo logo, del nostro logo, di una scritta tramite il plugin Particular, appunto, che di terze parti. Questa volta invece, come state vedendo ora, andremo a creare lo stesso effetto ma senza l'ausilio di plugin, appunto, di terze parti. Quindi totalmente gratuito e con gli effetti che ci sono all'interno di Adobe After Effects. Prima di tutto però vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, lasciate un like al video ed ora passiamo al nostro tutorial. Bene, una volta aperto il nostro After Effects andiamo a fare una nuova composizione che io vado a chiamare Main 1920x1080. Come colore di sfondo io tengo il nero, ma voi potete scegliere qualsiasi colore. Ovviamente questo sarà il nostro colore di background. Una volta impostato tutto facciamo ok e adesso andiamo a importare appunto il nostro logo. Quindi lo prendiamo, lo mettiamo all'interno della nostra composizione. Io nel mio caso lo vado a centrare, quindi clicco sul livello appunto del logo, clicco P sulla tastiera, come vedete si apre l'impostazione appunto per la posizione e lo vado a mettere più o meno al centro in questo modo. Una volta fatto questo, clicchiamo sempre sul livello del nostro logo, tasto destro del mouse e facciamo precomposizione. Ci assicuriamo che sia spuntato sposta tutti gli attributi nella nuova composizione e andiamo a fare, io lo vado a chiamare appunto logo. E facciamo ok, in modo che ci abbia creato appunto una composizione a parte. Dopo vi farò vedere appunto il perché siamo andati a fare questa cosa. Adesso andiamo ad applicare il nostro primo effetto appunto al nostro logo, quindi andiamo sotto effetti predefiniti, se non ce l'avete qui andate su finestra e andate a spuntare qui sotto effetti e predefiniti e andiamo a cercare l'effetto CC Ball Action che è sotto simulazione. Quindi lo prendiamo e lo portiamo sopra appunto al nostro livello logo. Ora andremo ad animare appunto questo effetto perché al momento comunque rimane statico, quindi non ha nessun effetto. Quindi ci portiamo all'inizio della nostra clip, sotto la voce scatter, andiamo a attivare appunto il nostro orologio e gli diamo uno scatter di 27 iniziale. Poi ci portiamo più o meno a 2 secondi e 10, insomma dopo guardate voi quanto volete che duri appunto il vostro effetto, e sempre sotto la voce scatter lo andiamo a portare a 0 in modo da avere questa cosa iniziale. Ora portandoci sempre all'inizio della nostra clip, questa volta andiamo su Twist Angle, ci portiamo avanti più o meno di 10 fotogrammi. Dopo, ripeto, queste sono sempre cose, insomma, a seconda di come volete fare voi l'effetto. Io gli vado a dare un twist angle iniziale di 180. Poi, ovviamente, andiamo a cliccare il nostro orologio. Ci portiamo alla fine del nostro effetto, nel mio caso che appunto era 2,10, e gli andiamo a dare un twist angle di 0. Lo riportiamo a 0 praticamente, in modo che ci crei questa sorta di effetto. Io direi che all'inizio possiamo dargli anche un po' di più di 180, lo porto a 2,10, in modo da avere questo tipo di effetto. Ora andiamo a modificare un po' il movimento di questa transizione, quindi cliccando sul livello logo, clicchiamo U sulla tastiera, in modo che ci apra tutti i marcatori che siamo andati ad applicare nei vari effetti, li selezioniamo tutti, tasto destro del mouse, andiamo su assistente fotogramma chiave e facciamo regolazione automatica. Poi prendiamo i primi due di sopra, ossia quelli degli scatter, clicchiamo su editor grafico qui, questo simbolino, e vedete che se clicchiamo o su questo quadratino o su questo quadratino ci apre appunto questi cursori che possiamo andare a modificare
Io nel mio caso lo porto un po' tutto in qua, più o meno in questo modo, in modo da dargli, come vedete, che parte veloce e scorre più piano alla fine. Ora facciamo la stessa cosa con i fotogrammi sotto. Clicchiamo sempre sulla nostra, appunto, editor grafico, e questa volta li vado a dare al contrario. Praticamente voglio che mi parta lento e finisca veloce, in modo da avere questo tipo di effetto qui. Ora ci portiamo all'inizio della nostra clip. Adesso andiamo a modificare quelle che sono le grandezze, appunto, di queste sfere. Quindi andiamo su Ball Size, clicchiamo il nostro orologio e lo portiamo a 0. Poi andiamo più o meno a un secondo e andiamo a impostare la nostra dimensione, appunto, dal Ball Size. Io nel mio caso vado a mettere 24, in modo che compaiano, come vedete, gradualmente. Poi vado avanti altri 15-20 fotogrammi e gli vado a dare un ball size di 26. Infine ci portiamo a 2 secondi e gli andiamo a dare una dimensione di 60, in modo da ottenere questo effetto qua. Ora ci riportiamo all'inizio della nostra clip. Andiamo a attivare l'orologio di Instability State. In questo caso lo porto a meno 25. Mi porto a 2 secondi e 20, quindi andiamo più avanti di dove finisce il nostro effetto, che sarebbe nel mio caso a 2,10. Quindi mi porto a 2,20 e gli do un Instability State di 40. Alla fine, appunto, abbiamo questo risultato. Ora andiamo ad applicare un nuovo effetto. Praticamente andiamo ad applicare un'esposizione, quindi andiamo, appunto, a scrivere esposizione sotto a correzione colore esposizione, lo portiamo sempre sul nostro livello. Io mi porto a 1 secondo e 10, quindi vado ad applicare un marcatore, appunto, a 1 secondo e 10. Poi mi porto a 2,10 e vado ad aumentare la mia esposizione di 4,2, in modo da avere questo effetto. Ora forse 4,2 è un po' troppo, lo vado a portare a 4, ok, in questo modo. Perfetto. Ora, una volta fatto questo, andiamo a duplicare il nostro livello logo. Per duplicarlo facciamo Command D sulla tastiera, oppure andiamo su Modifica e Duplica. Selezioniamo il livello sotto. Ora clicchiamo U sulla tastiera per, appunto, andare a visualizzare i vari marcatori che siamo andati ad applicare. Prendiamo i primi due, quindi quelli dello scatter che siamo andati a fare prima, e li spostiamo più avanti. Io nel mio caso li porto al terzo keyframe che sono andato ad applicare a Ball Size, in modo da avere questo effetto qui. Ora ci portiamo sul primo keyframe, appunto, di scatter. Invece di 27 gli andiamo a dare 160, in modo che, vedete, si allarga un po' in tutta la nostra immagine. Mentre il secondo lo vado a spostare leggermente più avanti, più o meno a 4,10, quindi lo portiamo qui, e andiamo a modificare lo scatter e lo portiamo a 600, in modo da ottenere questo risultato. Adesso andiamo a modificare le dimensioni, appunto, delle bolle del secondo livello. Quindi in Ball Size, allora andiamo a eliminare la prima che siamo andati a fare, appunto, nel livello precedente. Ci portiamo sul secondo keyframe, gli andiamo a dare una dimensione di 10,
poi andiamo a eliminare anche il terzo keyframe che eravamo andati a fare, prendiamo, io mi porto a più o meno a 1.20 in questo modo, prendo questo keyframe, lo porto qui e gli vado a dare un ball size di 20 in modo da ottenere questo risultato. Come ultima cosa, in Instability State prendiamo appunto questo fotogramma che era l'ultimo del livello precedente e lo portiamo appunto alla fine di questo, che è appunto a 4.10. Ora andiamo ad eliminare il livello esposizione nel, appunto nel livello che siamo andati a copiare, quindi lo cancelliamo, e questo è il nostro risultato che abbiamo ottenuto. Ora ci portiamo intorno ai 3 secondi della nostra clip, andiamo ad aprire il livello opacità, quindi andiamo su trasformazione, come vedete c'è opacità, quindi qui andiamo a cliccare al 100%, ci portiamo a 4.8, leggermente prima appunto degli ultimi keyframe che abbiamo, e lo portiamo a 0 in modo da avere questa dissolvenza alle spalle del nostro logo. Stessa cosa, andiamo ad applicare un livello di opacità anche al primo livello dei due logo, appunto quello superiore, ci portiamo a 2 secondi, andiamo appunto ad aprire il nostro livello opacità, andiamo a cliccare qui al 100%, ci portiamo più o meno adesso a 2.20 e lo andiamo a portare a 0. Così abbiamo la nostra appunto transizione. Ora andiamo ad applicare un nuovo livello, quindi facciamo tasto destro del mouse, qui facciamo nuovo, andiamo ad applicare un livello di regolazione, andiamo a cercare l'effetto CC Force Blur, sotto a tempo come vedete ci dà CC Force Motion Blur, lo portiamo sul nostro livello di regolazione, questo lo lasciamo impostato così, come vedete si è andato a creare, adesso ve lo faccio vedere, le bolle sono diventate praticamente delle linee, se io vado adesso a fare un prima e dopo, vedete questo è il nostro effetto, lo lasciamo appunto impostato a 8. Ora andiamo ad applicare un altro effetto che è l'effetto bagliore, se ce l'avete in inglese è glow, quindi andiamo sotto a stilizzazione bagliore, lo portiamo sempre nel livello di regolazione e andiamo ad aumentare il raggio del bagliore da 10, lo portiamo a più o meno intorno ai 2.50. Ok, perfetto, in modo da avere questo effetto bagliore. Ora andiamo ad animare appunto il nostro logo appunto con un effetto 3D, quindi gli andiamo ad applicare una videocamera, quindi facciamo tasto destro del mouse, nuovo videocamera, lasciamo 24 mm, facciamo ok. Sul livello della videocamera andiamo a cliccare P sulla tastiera in modo che ci apra appunto la posizione, andiamo a selezionare il nostro orologio all'inizio appunto della nostra videocamera, andiamo ad aumentare appunto lo zoom, quindi ci portiamo avanti, mi raccomando rimanete sempre in negativo perché se andiamo in positivo ci ribalterà l'immagine, quindi rimanete sempre comunque in negativo, io mi porto a un meno 30. Ora andiamo avanti fino a 1 secondo e 15 fotogrammi più o meno, e questa volta andiamo a ridurre lo zoom fino a vedere comparire
nostro logo. In questo modo ora ci portiamo a 2,20 e andiamo ad aumentare, anzi a diminuire ancora di più il nostro zoom, in modo che la scritta sia al centro, cioè sia ben visibile all'interno appunto della nostra composizione. Possiamo dargli ancora di più. Ok, in questo modo. Così siamo andati ad animare, avere un effetto 3D appunto al nostro logo. Ora vado a sistemare leggermente, insomma dopo questo è molto a discrezione vostra, in modo da avere uno zoom abbastanza graduale. Bene, ora andiamo a selezionare i nostri keyframe, tasto destro del mouse, assistente fotogramma chiave, andiamo a fare regolazione automatica. Andiamo ad aprire di nuovo il nostro editor grafico e andiamo a modificare appunto i nostri parametri. In questo caso vado ad alzare leggermente qui, lo vado a restringere bene. Io più o meno direi che così vada bene, dopo comunque è una cosa molto personale, andate a creare un po' l'effetto di movimento che volete. Bene, ora andiamo a creare una nuova composizione, quindi qua possiamo chiudere tutto, ci portiamo qua su progetto, andiamo qua in basso, andiamo a creare una nuova composizione che chiameremo appunto riflesso. Andremo a creare appunto un riflesso all'interno del nostro logo. Come prima cosa importiamo la nostra composizione logo all'interno del nostro progetto. Ora andiamo a importare una reflection map che io ho fatto scaricando appunto un riflesso da Element 3D e lo sono andato ad animare. Adesso vi faccio vedere molto velocemente, insomma questo è il quanto. Niente di che, volendo si trovano anche su Google, se uno scrive reflection map vengono fuori appunto delle immagini e basta che gli date questa animazione e il gioco è fatto. Quindi io vado a prendere la mia reflection map, la porto al di sotto del mio logo e in maschera traccia, se non ce l'avete fate switch qua sotto, come vedete vi cambia le impostazioni, e andiamo a fare mascherina alfa appunto di logo, in modo da ottenere questo tipo di riflesso. Ora gli andiamo ad applicare un effetto appunto al nostro reflection map, quindi andiamo in effetti ed è predefiniti, scriviamo CC glass, questo qui sotto a stilizzazione, lo prendiamo, lo portiamo sul nostro reflection map, apriamo la voce surface, ora sotto a blump map andiamo a selezionare appunto logo, in softness andiamo a mettere invece di 20 andiamo a portarlo a 50, l'altezza la portiamo a 100, mentre il displacement lo portiamo a più o meno meno 150. Poi andiamo ad aprire light, sotto al tipo di luce invece di distant light gli andiamo a mettere point light e gli andiamo a dare un light height del 100, in questo modo. Ora andiamo ad applicare un altro effetto che è CC Blobby Lies, questo qua, lo portiamo sempre all'interno della nostra reflection map, andiamo ad aprire la voce Blobbies, qua gli andiamo a dire di prenderci appunto sotto Blob Layer, il layer del logo, e sotto a Softness gli andiamo a mettere un 15, mentre Cut
a Wii gli andiamo a dare un 45, ok, in modo da ottenere, come vedete, questo tipo di transizione. Ora torniamo in progetto, andiamo a prendere di nuovo la nostra composizione logo, la portiamo al di sotto appunto della nostra reflection map, poi andiamo su reflection map e come modalità di fusione gli andiamo a dare scolora, in modo da avere questo riflesso. Ora andiamo ad aprire sotto reflection map la voce appunto opacità, quindi andiamo su opacità, ci portiamo a intorno ai 2 secondi e 10, andiamo ad applicare il nostro orologio, ci portiamo poco più avanti, mi porto a 3.10 e lo andiamo a portare a 0, in modo da avere questa dissolvenza. Ora torniamo sulla nostra main composition, andiamo a prendere appunto la composizione riflesso che siamo andati appena a creare, la portiamo al di sotto di tutto, ci portiamo a 1 secondo, spostiamo la nostra timeline appunto a 1 secondo in questo modo, andiamo anche qui ad aprire il nostro pannello dell'opacità, ci portiamo intorno ai 2 secondi in questo modo, andiamo ad attivare il nostro marcatore, lo portiamo a 0, ci portiamo a 2.10 più o meno e lo portiamo a 100%. Ora come vedete ci dà appunto non ce lo dà in scala, ma semplicemente perché adesso dobbiamo andare a andiamo sotto qua a pass switch modalità e lo andiamo a rendere appunto 3D in modo da vedete che adesso si adatta perfettamente alla nostra composizione. Vado ad aprire di nuovo il mio tempo, vado a spostarlo un po', lo torno a portare come era prima in questo modo. E come vedete qua ci dà il nostro riflesso. E questo appunto è il nostro effetto che siamo andati a creare all'interno appunto del nostro After Effects, senza plugin e senza parti terze, appunto totalmente fatto con effetti all'interno del nostro After Effects. Come mi dicevo all'inizio, la parte del logo, se noi adesso andiamo ad aprire il nostro logo, qui ovviamente abbiamo il logo che abbiamo importato, ma ad esempio io avevo preparato questo di After Effects, se noi andiamo a importare il nostro logo di After Effects qui, disattiviamo il logo, appunto nel mio caso di Studio 72, vado ad aumentare, adesso non è neanche tanto in alta risoluzione, no dai, è abbastanza buono. Se noi adesso torniamo nel main, come vedete ci ha cambiato i colori e ci ha già applicato appunto il nostro logo senza stare appunto a tornare a rifare tutto da capo, quindi fatto uno possiamo dire che li abbiamo fatti praticamente tutti. E possiamo andare semplicemente a importare il nostro logo e sostituirlo appunto con quello precedente ed avere già l'effetto applicato. Io vi lascio in descrizione sia il progetto, in modo che così se volete andare a utilizzarlo, andare a vedere come è stato fatto, applicare direttamente un vostro logo nel caso vogliate utilizzare questo effetto, ve lo lascio in descrizione. Vi lascio anche la reflection map, quella che ho creato io, comunque come avete visto è molto semplice da fare, che sarebbe appunto questa qui, e niente, questo è tutto per questo tutorial. Bene, questo è tutto per quanto riguarda questo tutorial, io vi ringrazio di avermi seguito, vi rinnovo l'invito di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto,
lasciate un like al video se vi è piaciuto, commentate per qualsiasi cosa. Vi ricordo di spuntare la campanella in modo da rimanere sempre aggiornati quando escono appunto i miei nuovi video. Visitate il mio sito www.studio-72.net e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!